Tanto è sicuro che nessuno ha il coraggio di affrontarlo. La volete finire? Che muova, ammazzo tutti, faccio un'esplosione, eh? E allora ragazzi, olè! Siamo qui su GTA Online, subito ragazzi. Andremo con il nostro carro funebre. Molto macabro, scusa. Ma vabbè, andremo con il nostro carro funebre che prenderemo dal nostro garage o dal mio, come preferite. Il mio e il vostro e il mio, il loro e quello che cavolo è. Insomma, ne stiamo sparando di stupidaggini. Oggi quello che andremo prima a fare, guardatelo un po', il nostro caro... No, dove va? Ah, voleva vedere la bara. Sì, sì, tutto a posto. Abbiamo messo i fiori. Li abbiamo anche innaffiati, anche se sono di plastica. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Ellie Mortacci 2, però per dire che me lo devono sfasciare il coso. Vabbè, noi andremo al nostro negozio. Questo bellissimo carro funebre. Faccio una figura che proprio, voi manco ve l'immaginate. Lo so che Halloween è passato già da un po' di tempo, ma... sai che a me frega. No, dall'altra parte dovevi uscire, ma vabbè. Ok, andremo a comprarci. Ecco, forse qui non le vendono certe cose. Stia zitta, signora. Lei non ha ciò che voglio. Quindi me ne vado. Corri. Corri via da qui. Non ho messo delle modifiche per dire chissà cosa. Il colore lo voglio rimanere sempre quello, cioè non lo voglio cambiare, anche perché a me piace così com'è. Eccolo lì. Quello sicuramente vorrà sfasciarmi tutta la vita, perché c'ho una taglia sulla mia testa. C'ho la testa sulla teglia, c'ho la teglia sulla testa, c'ho la taglia sulla testa! Tanto è sicuro che nessuno ha il coraggio di affrontarlo. Almeno fino ad ora. O forse no, boh. Vabbè, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Quindi noi proseguiremo. Raga, vi giuro che non ho capito cosa è successo. No, no, lo sto riducendo in un colabrodo. C'è anche una macchia di sangue, non so come ho fatto ad ammazzare una persona. Che genere, chi era? Voglio nome, cognome e codice fiscale. Anche perché mi serve per la bara, buongiorno signora, se si leva magari mi fa un piacere immenso. No vabbè, c'ho della gente cattiva dietro. Subito, mi dia delle maschere, così da confondermi. Ma non c'ho io le maschere. No, se non sbaglio le maschere sono da questa parte. Oh, mando, te ne va. E se ne vanno. Animali, passi montani, biker, personaggi, clown. Clown sinistro. Ma può anche essere a destra. Insanguinato. Vabbè, sì, dai. Compriamone un po'. Senape. Sì, vabbè. Ci mette la senape. Che aspita è quella roba? Aiuto. Questo sembra Freddy Krueger. Zucca. Infetto marrone. Se ci fossero stati i clicker, ne avremmo avuto di filo da torcere. Beh, scheletro. Che fatto, non ve l'ho comprato. Una maschera di questo. Costano pure poco. Vabbè, se no, maschera da hockey. E ora direi di metterci la di Freddy Krueger. Ok, è Freddy Krueger. È arrivato. What the fuck? È arrivato ed è morto. Perfetto. Cioè, questo si è fermato bella apposta per ammazzare a me. Eh sì, ha detto, ma sì, aspetto che si compri la maschera e poi magari... Sapete com'è? Vogliono rompere le scatole. Cioè, manco inizio. E già rompono le scatole. Ok, è stata questa parte. E andiamo a fare Baldoria. La nostra maschera, però io volevo comprarmi anche le magliette. Io spero di ricordarmi. Peccato per il mio carro funebre, ma tanto ormai già stava conciato male. Il problema è questo.
il carico lo dovrei prendere a mano. Ma non lo so se facendolo esplodere. Perché se si trova in mezzo al mare, cosa potrebbe essere se non una barca? Lo devo prendere a mano oppure no? Devo dire che non era assolutamente quello. Non era quella, ma mi hanno ammazzato, perché ci sono gli altri elicotteri che rompono le scatole. Ovvio. E oggi il mostro... Apri, apri! Madonna. Madonna. La sua vista brutta. Ah, e l'ho fregata a quello. Presto, presto, perché vado di fretta. Oh mio Dio, ecco per cos'è che suonava. Madonna, Sam, meno male che non ho esploso l'elicottero mio. Guardate. Ah, vuoi fare amicizia con l'ala? Ole. Aspettate. Oh oh, quello potrebbe agganciarmi con qualche tipo di missile. L'ho detto io. E che l'avevo detto io. Mannaggia, mi sembra lo sentivo. Ma sono troppo lontano però. Guarda il fatto che c'è tutta la ringhiera, guarda un po'. Sta stacionata, proseguirà per quanti chilometri mo. One eternity later. Se non ci fosse stata tutta sta stacionata qui. E guarda quanta stacionata hanno messo qui. Meno stacionate la prossima volta, la faccio cada niente. Sì, non me lo rompete perché sennò vi rompo la testa. Eh sì, che tesoni, mo passo. Oh, fra le frasche. Ma ciccio, e dai, siamo inseguiti da un deficiente che guarda caso me ne vuole ammazzare. E vabbè, ma guarda un po'. Buongiorno, che fortuna. L'albero, l'albero, la macchina. E vabbè, sono morto raga, sono morto. Se non si alza, prendi la moto, prendila. Ma magari ti ammazzano, mocca te. Ciao, sono morto. Questa è stata fortuna, caro mio. Magari veniva ammazzato da... Che molamuto si trova in mezzo là, casino. Madonna, madonna. Datemi sto benedetto elicottero che io me ne voglio andare da qui, Forza, scendi. Buongiorno. Tutto a posto? Via, 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 via. Oh, non te ne vai! Beh. Raga, è già mezzo scassato, quindi adios. Mai fatto un decollo così brutto. Che razza di carro armato è questo? Buongiorno. Niente, chi lo tira giù? Chi lo tira giù? Bravo, bravo! Aiutami! Ah, oh, che è che ammazzate sulla me? Vabbè, c'è bella venduta. Grazie. E te pareva. E te pareva, sto cretino. L'avevo addocchiato prima io sto coso, Mo vi siete messi in mezzo tutte e due. Mo vi spacco la gamba, Potete vedere? Mo vi faccio vedere. Elicottero alla mano. Forza. Ma vi faccio esplodere tutte e due. Cioè, guarda un po' dove me l'avete messo. Ma dove l'avete messo? Mi morta. Tre voi. Oh. Beve, come si deve capovolgere, mo? Come si deve capottare? Già, voi, come me. Beve. Poi dico, non ho mai fatto dei colli come questi. Colpa mia, Che vuole qua? Che vuole?
Ma vuoi scendere? Tanto ci vuole per buttarti da su Sabashima, da te. Ma quello che cavolo voleva? Se non è Enel, e fanno i fatti loro. I fatti degli altri, in realtà. Visto che l'avevo addocchiato prima io, quel carico. Ma vabbè. Togliervi non è proprio il vostro mestiere. Non è il vostro forte, insomma. Non il vostro mestiere. Complimenti. Ammazzo. Non farmi esplodere la macchina che... Se te metti di mezzo, non lo so, fai un po' te. Sta facendo un cazzetto. Vabbè, vattene, vattene. Che tanto mi accido. Via. Come cammina sto coso? Me lo volete spiegare? Ma va a cagare ai muretti. Tutte voi togliere questa macchina che mi stai facendo impazzare. Ma te vuoi togliere? Che vuoi dall'anima mia? Ma dopo però come gira brutto sto coso, veramente. E non mi sbaglio. È una parola. Quelli mi stanno inzaccati proprio, mi stanno. Buongiorno, vi odio. Wow, calma. Secondo voi come dovrei... Sì, vabbè. In queste stradine poco posso fare, Come mi hanno fatto a vedere? Ma c'hanno gli occhi anche da dietro? Buongiorno, ti odio, sappilo. E mi vedono, vabbè. No. Poliziotti assai devono fare. Le cose strane tutte io me le vedo. Oh madonna del carmine. Non potete esploderlo il coso. È questo il carico. Siete scemi o... Ci siete o ci fate? Non me lo volete spiegare. Ma sono deficienti qua. Questo scemi. Cioè questi non hanno capito quale sia. Qual è il vero carico. Proprio non l'avete capito. Cioè non avete capito se voi. Che se voi esplodete questo coso, voi state bene mantenuti forte. Madonna quanto vi odio. Oh no. Madonna, l'odio totale contro di voi. Odio totale. Grazie, molto gentile. Grazie. E sparano a me. Ma che volete? Oh, ma se ve l'ha fregato lui. Madonna. Ma volete portare a Napoli? Non lo so, state a ballare? Madonna, sa. Ma perché non rincorrono a quell'altro? Chi è che sparano? A me. Mica ce l'ho io. Potreste levarvi? No. Una domanda, Una domanda molto semplice. Se vi levate, magari fate un piacere immenso.
Vedi come questo mi fa esplodere l'elicottero, ma come lo so? Se non mi avessero ammazzato io l'avrei consegnato. Il bello è che io ho fatto il lavoro grosso, perché sono stato io a sfuggire dalla polizia, mica lui. Bravo, bravo l'intelligente. Ah, ho capito cosa vuole fare questo. Mi vuole fregare, vuole dire, ma è libero lì, puoi anche andarlo a prendere. Sì, sì, come no. Sicuramente ci avrà messo una bomba adesiva lì in mezzo. Ma va che fo... Non lo so, la fortuna tutta a me, vero? Vero? Potreste levarvi queste macchine a posto di mettermi sotto? E basta che intanto quello se ne scappa. La volete finire che muovo, ammazzo tutti e faccio un'esplosione, eh? Ti vuoi muovere a posto di passeggiare, di fare la passeggiata domenicale? Bello il mio elicottero, bellissimo, veramente come me l'hai combinato una favola. Spero perda la missione, guarda, mi fa un po' di più di cuore. Scusami, nessuno dei due se la porta a carico, sta così. E sto a posto così. Eccolo lì. E questi balli. Che sono stato Ciccio, non ti permettere. Raga, abbiamo... Basta, basta. Abbiamo concluso tutto, basta. Mi sono rotto. Non vi dico cosa, ma mi sono rotto. Ah, guarda. Lui però se lo sta portando. T'ha ormai l'ha consegnato. Ciao. Contento? Complimenti. Complimenti di aver fatto il cretino che non sei altro. Quando parti con sta macchina? O questo mi mettere la taglia, così, colà. Devo avere paura. Tipo 5.000? Grazie giovanotto, più gentile di così non potevi essere. Abbiamo concluso in bellezza. Qua dire, non posso stare tranquillo. Ehi, devono sempre avere da dire. Ando sta. Giorno. Ah, lo stesso di prima? Ti giuro che hai rotto, eh. Però te lo posso dire? Basta. Abbiamo... Cioè, non posso... Ormai non posso manco comprare dei vestiti banali. È inutile. Hanno sempre da rompere le scatole. Riusciranno i nostri eroi a fare almeno una cosa oggi? A parte prenderci le taglie, le teglie. Sapete, le teglie... Quelle di, della pasta a forno, insomma. Che noi non ci prendiamo la taglia di una persona, no. Noi ci prendiamo le teglie della pasta a forno. Olè. Vaffanculo, però. Vabbè. Comunque, ragazzi, con questa puntata possiamo finirla qui. Spero che vi sia piaciuta. Mettete un bel mi piace, commentate. E iscrivetevi se non l'ho ancora fatto. Bella ragazzi. Ok, è un nostro caro nemico. È stato abbattuto. Cavolo, ho sbagliato. Di parecchio. Ok. Atterraggio, devo dire, perfetto. Bella ragazza.